proseguono le letture da brani della Costituzione con la regia di Sergio Staino. Italia宪法第三条，全体公民不分其性别、种族、语言、宗教、政治信仰、个人地位及社会地位如何，均有同等的社会身份，并在法律面前一律平等。 C'è qualcuno che parla cinese qui? Ma io vado avanti lo stesso. 共和国的任务在于消除经济及社会各方面的障碍，消除那些实际上限制公民自由。 Allora, state ascoltando Xi Yangxi, un attore appunto che recita brani cinesi di letture del suo popolo. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica Italiana rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Non mi sarei permesso di fare un commento critico e costruttivo se non avessi sentito il pezzo del discorso del vostro segretario generale Alessio riguardante la tragedia di Via Toscana in cui persero la vita 7 lavoratori cinesi, che mi tocca troppo da vicino. Sarò breve. Sono qui in qualità di un lavoratore dello spettacolo che, seguendo il progetto di teatro indipendente del Compos di Prato, ho preso anch'io casa artistica a Prato nel 2009. Il gruppo di lavoro a cui faccio parte mi ha fatto aprire gli occhi sulla mentalità di chiusura della comunità cinese, ma anche sull'inefficacia delle azioni intraprese dalle istituzioni che in 20 anni hanno lasciato che si creassero i presupposti della tragedia. Parlo di istituzioni, non solo quelle politiche. Quando, seguendo Cristiana Pezzoli, la mia maestra di teatro, abbiamo ultimamente preso in cura le relazioni con i parenti delle 7 vittime, ho avuto la conferma che questi lavoratori non hanno nessuna percezione dei propri diritti sindacali qui in Italia, che sono solo la punta di un iceberg che continua ad alimentare questa macchina della globalizzazione selvaggia, radicata qui in Toscana. E non sono schiavi, loro vogliono arricchirsi, c'è qualcuno che ce la fa e chi perde la vita. Servono chiavi nuove, strumenti efficaci di comunicazione e di formazione che veicolano la creazione di fiducia, modelli di sviluppo condivisi che rendano realmente conveniente rispettare certe regole, a partire da quelle costituzionali, magari cambiando mentalità e imparando ad ascoltare le ragioni dei nemici. Vi ringrazio e sono onorato di essere su questo palco con queste personalità di questo calibro. E vi controinvito, se davvero volete coinvolgere i cinesi, a venire a Prato il 21 venerdì alle 16 in Piazza del Comune per una foto, l'ultima di 100 fotografie che con progetto indipendente Facewall testimoniano la volontà dei pratesi di tutte le etnie di costruire dal basso una società delle regole condivise. Viva la Costituzione!